El Very Large Telescope en Atacama, Chile, es el conjunto óptico más avanzado del mundo. Tiene 4 telescopios unitarios con espejo primario de 8.2 metros de diámetro y 4 telescopios auxiliares de 1.8 metros. Pronto llegará el innovador espectrógrafo MOONS, que le brindará mayor nitidez. Nel deserto di Atacama in Cile sta per arrivare uno strumento che renderà ancora più acuto l'occhio di VLT, uno dei telescopi più grandi del mondo. Si chiama MOONS ed è uno spettrografo molto innovativo. Per la mia scienza, che è lo studio dell'evoluzione delle galassie, MOONS sarà veramente uno strumento rivoluzionario. Innanzitutto avrà 1000 fibre, quindi potrà osservare 1000 galassie contemporaneamente, quindi riducendo enormemente i tempi necessari al telescopio. E poi ha la possibilità di osservare a lunghezza d'onda non solo quelle a cui l'occhio è sensibile, ma anche oltre, quindi nel vicino infrarosso. Questo permette di andare a studiare le galassie più lontane. Realizzato da un consorzio di 10 istituti di 6 paesi diversi, MOONS osserverà stelle all'interno della Via Lattea, oggetti extragalattici e anche le atmosfere dei pianeti extrasolari. Noi abbiamo contribuito fin da questo stato iniziale a questa costruzione di questo strumento. Quindi abbiamo proposto prima le idee scientifiche generali, cioè qual è il caso scientifico da risolvere, ed è questo dell'evoluzione chimica, è uno dei possibili casi scientifici. Poi abbiamo proposto le possibili soluzioni tecnologiche, che poi chiaramente sono state sviluppate e dettagliate nel corso degli anni. Tra le principali difficoltà, le bassissime temperature a cui opererà lo strumento, 173 gradi sotto zero. Abbiamo dovuto progettare ottiche meccaniche che potessero muoversi con fluidità a questa temperatura, spostando masse del tutto ragguardevole, che stava parlando di grosso modo 500 kg di ottiche meccaniche che dovevano spostarsi di circa 350 mm nel giro di un paio di minuti. Qui abbiamo un sistema che ci ha permesso di testare le ottiche che abbiamo progettato alla temperatura di esercizio vera. A queste temperature le ottiche, le meccaniche, tutti i materiali diventano fragili, diventano di difficile gestione e quindi ci è stato chiesto di fare una verifica funzionale. L'attività ora è concentrata a Edimburgo, dove MOONS è nelle fasi finali di realizzazione. La spedizione in Cile dovrebbe avvenire all'inizio del prossimo anno.